Before some 350,000 people, Benedict XVI responded to questions from five families from different countries. A Greek family explained to the Pope how the poor economy had seriously affected their business and family. Per mantenere le nostre famiglie, ogni giorno che passa resta sempre meno. La nostra situazione è una tra le tante, tra milioni di altre. In città, la gente gira a testa bassa. Nessuno ha più fiducia di nessuno. Manca la speranza. Ma forse c'è Milace in altro senso che realmente una famiglia dell'Occidente, dell'Italia, della Germania, della Francia prenda responsabilità per aiutare un'altra famiglia. Così anche parrocchie, città, che realmente prendono responsabilità, aiutino nel senso concreto. He also called on political leaders to give help to families that have been affected by the economic crisis. The Pope also explained the importance of the vocation to marriage, of the struggles that it carries, and the meaning of love. He also shared some memories of his own family. E poi a casa era importante naturalmente il grande pranzo insieme e poi abbiamo molto cantato. Mio fratello è un grande musicista, ha fatto delle composizioni già da ragazzo, per noi tutti così tutta la famiglia cantava, il papà suonava la cetra e cantava. Sono momenti indimenticabili. A family from Brazil asked the Pope how they could offer help to divorced couples. E poi quanto a queste persone, dobbiamo dire come lei ha detto, la Chiesa li ama, ma devono vedere e sentire questo amore. Mi sembra un grande compito di una parrocchia, di una comunità cattolica, di realmente fare il possibile perché sentino che sono amati, sono accettati, non sono fuori anche se non possono ricevere la confessione, l'assoluzione e l'Eucaristia. E devono vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa. Many of these families spent the night in Milan's Brescia Park in order to have the best spots for the closing mass of the World Meeting of Families on Sunday morning.